Ministro, raccoglie l'invito di Renzi, basta divisioni interne? Sempre raccolto. Io come sono qui perché mi voglio spendere nella campagna per il centrosinistra. Penso, come ho sempre detto, che a questa coalizione debbano partecipare anche più Europa. Non comprendo e trovo assurdo quello che è stato fatto qui in Lombardia. Penso che il centrosinistra debba vincere unito e debba vincere con un programma che miri a presentare un'Italia che si può costruire in linea con quello che si è fatto in questi anni, e su questo ho dato la piena disponibilità a lavorare insieme. Anche oggi però lei ha parlato di costruzione e Renzi di rottamazione. Beh, in realtà Renzi ha detto c'è stata una prima fase in cui era importante rottamare, adesso è importante costruire, mi sembra una cosa giusta. Se Berlusconi è quello che ha detto ieri, o adesso non mi ricordo quando, che è ovvero la politica dell'irresponsabilità fiscale e di nuovo delle promesse che non vengono mantenute, io penso che non capisco cosa abbia a che fare con questo centrosinistra. Perché sarebbe il caso di indicare questo centravanti di sfondamento prima del voto? Ma secondo me ce l'abbiamo, è il segretario del Partito Democratico che è anche il candidato ad andare a Palazzo Chigi, secondo delle regole che sono, secondo me, regole giuste e moderne, ci sono in ogni paese. Io su questo sono stato sempre molto chiaro, lo statuto del PD dice che il candidato è il segretario, io penso che sia giusto. Quindi secondo me è il segretario. Perché non si candida? L'ho spiegato tante volte, il lavoro parlamentare non è un lavoro in cui credo di essere capace, voglio mettere a riparo il mio lavoro, le crisi dalle campagne elettorali, però sono in prima linea, non è che uno deve per far politica deve per forza stare in Parlamento, io l'ho fatta in questi anni stando al governo, la farò in campagna elettorale stando in prima linea in eventi come questo. Non ce la facessero gli altri, potrebbe essere lei il centravanti di sfondamento? No, l'ho sempre detto, penso che Gentiloni è più bravo di me e Renzi anche hanno una conoscenza parlamentare superiore alla mia. Io ho cominciato a fare un lavoro sull'economia da un anno e mezzo, cioè i miei tempi. Grazie.